Salve a tutti ragazzi, io sono Moro e benvenuti in questo un nuovo video. Oggi voglio parlarvi di Guild Wars Beyond, diciamo una perla dimenticata dell'intero franchise di Guild Wars. Forse non tutti voi lo sapete, ma dopo Eye of the North, prima ed unica espansione del gioco, ArenaNet scelse di creare in origine una seconda espansione chiamata Guild Wars Utopia. Purtroppo questo progetto molto ambizioso è stato poi, diciamo, scartato in favore di un progetto ancora più grande, chiamato appunto Guild Wars 2. L'ideale di cambiare la trama di nuovo e di portare, diciamo, il gioco ad uno sfarzo molto più grande in un MMORPG open world ha convinto ArenaNet a spendere i propri soldi, ovviamente il proprio tempo, su un progetto ancora più ambizioso e decisamente più accattivante di una nuova espansione. Per questo motivo, Guild Wars 2 ha distrutto, diciamo, il progetto Utopia e per questo motivo è nato Beyond, che è servito semplicemente come riempitivo tra il primo e il secondo capitolo e per portare a termine alcune storyline non del tutto completate nel gioco base. Ho deciso di riassumere questa trama, ovviamente facendo focus molto marcato sul primo capitolo e lasciando il secondo e il terzo in maniera meno approfondita. Detto questo, cominciamo. Guild Wars Beyond è diviso in tre capitoli ben distinti, il primo dei quali è chiamato War in Kryta, ovvero Guerra su Kryta. Lo scenario che si presenta a noi giocatori è quello di una Kryta postuma agli eventi della Flamesicker Prophecies. Il mantello bianco resta comunque un pericolo molto costante nella zona, nonostante sia fortemente indebolito. Questo perché i confessori originali sono stati uccisi durante Prophecies e i Mursat sono ormai prossimi all'estinzione. Nonostante questo, però, riescono a mantenere ancora il controllo su Arco del Leone. La Shining Blade ha abbastanza forza per competere contro il Mantello Bianco, ma non può chiedere l'intervento dei nativi di Kryta in quanto teme ripercussioni da parte del Mantello Bianco sulla gente innocente. Per questo motivo, la futura regina Salma chiede aiuto a due membri della Shining Blade, Evenya e Livia, di cercare nuovi alleati per rinforzare le proprie armate, così da poter dare il colpo di grazia al Mantello Bianco. Livia viaggia per ottenere supporto dalla razza degli Asura, mentre Venya viaggia verso Ascalon. Livia tornerà poco tempo dopo con il Golemancer Zin e il suo assistente Blim. I due Asura furono esiliati da Ratasum dopo che le creazioni dello stesso Zin furono usate in vari tentativi falliti di omicidi su vari leader mondiali. Nonostante questo, però, la regina alla fine accetta di proteggere i due Asura in quanto possono rivelarsi molto utili e concede loro un laboratorio a Shaemur. Nel frattempo, Evenya si rivolge alla Ebon Vanguard per chiedere aiuto. Il capitano Langmar acconsente di aiutare la Shining Blade in cambio di un patto di mutuo soccorso. Ben presto anche Kieran Trikerray, con i suoi Ebon Falcon, si unisce alla causa e così partirà insieme a Langmar per la volta di Kryta, lasciando il dominio e il controllo dell'Occhio del Nord a Gwen. Nonostante questo, Evenya cercherà ancora aiuto nelle terre di Ascalon e cercherà aiuto direttamente dal re Adelberne. Purtroppo non si sa bene cosa succede in questo frangente, infatti Evenya da Ascalon non farà più ritorno. Con il supporto anche dei Lionguard che si uniscono alla causa della Shining Blade, prendersi Lion's Arch si rivela essere molto facile. Salma viene incoronata regina di Kryta e si appresta a dichiarare guerra, quella finale, alle ultime forze White Mantle.
grazie anche alla tecnologia di Zin con i suoi golem che riescono a repellere l'agonia spettrale di Murzat, ma anche a rimandarla al mittente, la guerra è vinta in poco tempo. Infatti, gli ultimi membri del White Mantle, rimasti senza le loro divinità e senza i loro capi, si arrendono. Questo dichiara la fine della guerra civile di Kraita. Con la fine della guerra, la regina Salma ristruttura l'ordine militare di Kraita. La Shining Blade cessa di essere un esercito segreto e viene invece trasformato in una guardia personale della corona. Inoltre, la regina fonda lei stessa l'Ordine dei Seraph, comandati da Bartholos, uno degli ex membri della Shining Blade. E i primi soldati che vengono, diciamo, accolti tra le braccia dei Seraph sono i sopravvissuti della Shining Blade, ma anche i sopravvissuti del White Mantle. Con questa azione, Salma cerca di purificare un regno ferito da una guerra civile. Nonostante i festeggiamenti e ovviamente il finale positivo, c'è una nota negativa. Il capitano Langmar e Kieran Thrakerai sono dispersi, provocando in Gwen molto dispiacere. E questo ci porta al secondo capitolo di questa storia, Hearts of the North. Cuori del Nord è infatti il nome del secondo capitolo di questa mini-storia, con protagonisti Gwen e Kieran Thrakerai. Tutto inizia quando, dopo aver sentito della scomparsa di Langmar e Thrakerai, gli Ebon Falcon iniziano a cercarli ovunque. Purtroppo, nei pressi di Kraita, riusciranno a trovare i resti di Langmar, uccisa durante la guerra a White Mantle. Questo fa crollare di molto le speranze di Gwen di riabbracciare il suo compagno. Nonostante questo, l'operato degli Ebon Falcon non si rivela del tutto inutile. Anzi, troveranno un oggetto fatto dalle stesse mani di Kieran, una punta di una freccia. Una volta consegnato nelle mani di Gwen, la donna utilizzerà questa punta e un arco come focus per chiedere alla vasca divinatrice dove si trova il suo uomo. Fondamentalmente, la vasca ci mostra il suo percorso. Sappiamo che dopo la guerra di Kraita, Kieran ha incrociato il suo percorso con quella di un'assassina kantiana dal nome Miku. Miku ha un passato travagliato. È un'orfana fuggita da Kanta in quanto la sua famiglia è stata sterminata dalle azioni di Shiro Takashi. Una volta giunta su Kraita in cerca di una nuova famiglia, ne ha trovata una che l'ha adottata, ma anche qui la ragazza è stata molto sfortunata. Infatti White Mantle si è intromesso e anche qui ha perso tutto. Per questo motivo vuole vendicarsi e Kieran aiuterà la donna in questo percorso. Durante questo viaggio Kieran farà una sorta di percorso introspettivo e arriverà a cambiare professione passando dal Ranger al Paragon. Alla fine di questo viaggio Miku decide di tornare a Kanta, ormai libera da Shiro Takashi, e Kieran tornerà all'Occhio del Nord. Conscio e consapevole dei sentimenti che prova per Gwen, infatti i due ben presto convoleranno a nozze. Cosa particolare è che i due sceglieranno come rituale nuziale quello Norn. Il terzo capitolo di Beyond si chiama Winds of Change, ovvero i venti del cambiamento. Purtroppo questi venti non sono poi così positivi. La trama continua dal punto dove era rimasta, infatti la protagonista è ancora Miku, giunta a Kanta, perché vuole cercare informazioni sulla sua famiglia. Qui scopre che suo fratello Ashu è ancora in vita e riabbraccia, oltre il fratello, anche la zia, Reiko Murakami. Reiko è a capo del Ministero della Purezza, ordine nato per rimediare alle conseguenze delle azioni di Shiro Takashi durante Factions. Infatti, gli afflitti da lui diffusi durante quel arco narrativo sono ancora presenti e il Ministero si occupa semplicemente di eliminarli. Sono tanti e non è una missione facile. L'intera trama gira infatti intorno al rapporto ambiguo che c'è tra Reiko e i suoi due nipoti, appunto Miku e Ashu. Ben presto si scoprirà che Reiko è stata corrotta dal potere e il suo obiettivo è fin troppo zelante e per questo ne rimarrà uccisa. Le conseguenze delle sue azioni porteranno a un nuovo credo su Kanta, dove la purezza della razza umana risulta essere più importante di qualsiasi altra cosa. La razza dei Tengu, presente sull'isola di Shingea, dovrà fare i conti con questa guerra. Questo infatti provocherà la enorme fuga della razza dei Tengu dall'isola verso nord, ovvero verso Tidia. Ed è per questo che oggi, in Guild Wars 2, è presente la città di Dominion of the Winds.
E questo, ragazzi, è tutto per oggi. Grazie di aver guardato il video. Io personalmente ritengo l'arco narrativo di Beyond interessante solo nella prima parte. Infatti, il secondo e il terzo capitolo sono a mio avviso fin troppo standalone e, non essendo storie riprese poi nel 2, trovano il tempo che trovano. Quindi sono effettivamente cose in più, interessanti fino a un certo punto di vista. Voi invece cosa ne pensate? Vi ricordo che potete supportare questo canale come sempre iscrivendovi, lasciando un mi piace o commentando. Vi ricordo che nell'info box trovate un sacco di link utili, tra cui le pagine Facebook, la mia e quella dei ragazzi di Pessimismo e Fastidio. Ma oggi troverete anche una cosa in più: il link al sito mmo.it, che immagino già conosciate, ma anche a un link di un articolo da loro scritto. Infatti vorrei ringraziare tutti voi, ma soprattutto i ragazzi di Pessimismo e Fastidio, per avermi concesso di collaborare con loro ad alcune domande poste a un paio di devs di ArenaNet. Domande poi pubblicate sotto forma di articolo dai ragazzi di mmo.it. Quindi, sebbene non ci sia il mio nome sul sito, ma solamente sulla pagina Facebook di Pessimismo e Fastidio, io ho avuto una microscopica parte in questo progettino e non posso che essere contento perché faccio video in italiano da solamente 2 mesi e far parte di un disegno così grande è stato davvero bello. Soprattutto perché per la prima volta noi della community italiana abbiamo saputo qualcosa in anticipo su Guild Wars rispetto a nomi molto più famosi. Sapere in anticipo del ritorno del Bazar dei 420 mi ha trasformato in una persona euforica, sotto crisi mistiche, visto che sapevo qualcosa che gli altri non potevano sapere. Vi ricordo però che il prossimo video sarà ancora più interessante secondo me di Beyond, visto che parlerò dei 3 libri di Guild Wars. Io per oggi ho finito e noi ci vediamo ad un prossimo episodio.